Buongiorno, oggi è il 23 dicembre, quindi manca pochissimo a Natale. Cosa vorreste per Natale? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il 23 dicembre, manca pochissimo a Natale. Siamo vicino all'albero dei desideri sotto la galleria Umberto, uno dei posti più frequentati. La gente viene qui, scrive il desiderio, ma oggi sarò io il nostro cavallo. Oggi sarò io il refo di Natale e andremo a chiedere ai napoletani cosa desiderano per la notte della vigilia. Cerchiamo di sfrocolearli un pochino. Cosa vi aspettate come domanda? No, la domanda è no, esatto. Cosa vorreste sotto l'albero? Anche di figurativo, qualsiasi cosa, va bene, qualsiasi cosa, un vostro desiderio particolare pure. Un po' un mondo più pulito. Ma pulito, cioè, che sta nel carton terra, come... esatto, gente più civile. Non della pace nel mondo, dai, un macro della... Posso ripetere, aspetta, perché... Io c'è, mi ci devo pensare. Boh, diciamo, è un pacco di droga grosso così. No, vabbè, qualcosa di legale pure. Tutto macchine. Però non ce l'ha tutto l'altro. Cioè, nel senso, la rami e la macchina. Guarda, chiama la macchina, io ho risposto del ricetto. Sotto là io voglio una base, perché se la gara sembra, deve sabra la casa. Ma io vado come. Mi sto mantenendo. Mossa lì, finiti mia sotto come mantenendo. Bel viaggio. America o Asia? No, no, Asia, Asia. Andiamo in Asia. Fatti tuoi. Hi, do you speak Italian? No, no. Niente. Stare bene sicuramente in salute, ma poi a livello materiale, sulla roba da vestire si va sul sicuro. Oh, aiù. Ragazzi, sto facendo un video di Dio a Natale, se interessate, faccio le domande. Lui. Una cosa particolare, una bella ma... mutandina a LED. Ma bello. Bello. Tagliere già il suo vino, voglio vedere avanti, no? Dove siete? Dell'Abruzzo. Dell'Abruzzo, quindi siete già qui, diciamo, in vacanza. Sì, sì. Cosa vorreste per Natale? La cosa è veramente... Un fidanzato. Io un concerto, dai. Un concerto? Sì. Di chi? Di Goetz. Qualche desiderio più particolare oltre questo? Calendario dell'Avento. Di... costa un bel po'. Parliamo di questa sera, un po' di figa, yeah. Un po' di f***a. Beh, anche tu per la... Beh, io sono già fidanzato. Ah, quindi non puoi. Non è del posto della patata libera, insomma. Vorrebbe dire un po' di f***a, ma non può dire. Sei già contento così? Soldato. Fidanzata, deve essere felice. È fiero, fiero di te. Sicuro il ciupino di Antonio. Un ciupino di Antonio? Sì. Bel Babbo Natale. È qualcosa di più particolare, proprio. Particolare? Mi scarto. No, no, pure un tuo desiderio, l'outfit di sua. Sì, sì. Qualcosa che io mangio e dimagrisco. Sì. Faccio la dieta, se mi scelgo 10 kg, ci metto 6 anni, vedete. A comprare un morso coppa di panino ne metto 25. No. Un po' di soldi. Un po' di soldi. Un po' di soldi, non farebbe male. No. Solo i soldi. Solo i soldi. Molto materialista. I soldi poi compro tutto. Attaccato pure un altro North Face, giustamente. Esatto. I soldi di prima, già li ho spesi con questo. Quindi okay. Sono finito. Magari anche la felicità, è una cosa ipotetica, vero? No, pure anche la pace nel mondo. La pace del mondo. Sempre sta pace nel mondo. Come in più bambino, dai. No, guarda, ma noi tagliamo tutte cose. Tutte cose, bro. Tutte cose. Solo il parto. Aspetta un attimo. Vedi che non sabbia tagliare. Non mai sapevo. Già sono bella, loco. Siamo a me due hard mani di forbici. I soldi. I soldi. Poi li spendo io come voglio io. Ragazze, dopo Natale. È giusto. Per esempio, tu prima inizia a parlarci un po'. Però fai ancora niente di serio, ci esci solo, perché poi se no non gli devi fare il regalo. Giustamente, sparaniamolo poco. Io volevo un orsacchiotto gigante, oppure l'orsacchiotto di Toy Story alla Disney che profuma di fragola. Dopo Capodanno ti metti insieme e ci vuoi regalo. A massimo la Befana, cioè la Valletta King. La Laura. È la pace del mondo a fuoco. Ma cosa che vorresti di particolare? Non ce l'hai. La laurea. Ok, siamo in due allora. In fretta anche. Io economia aziendale. Anch'io. Cosa mangerete a capo? Cosa vorreste mangiare a capo? Ma io aspetta, no. Ma aveva il bruscetto. Ma il menù. Pure la laurea. La laurea, grazie. Un desiderio. Un po' di depressi che ci ha fatto. Niente. Aspetta Befana, manca italiano. Sono un ragazzo tranquillissimo, faccio io su YouTube. Chiedo alla gente delle domande sul Natale, per partecipare. Grazie lo stesso, buon Natale. Una fornitura annuale di Negroni pure il suborno. Però abbonamento da Camarola Spizza. Abbonamento da Camarola. Abbonamento annuale. Chi vede questo video, aiuto, che non stiamo bene. Un aiuto psicologico. Avresti alcolizzato. Ragazzi.
Ma fa culo, mamma fa sempre molto cazzo. Cazzata! Struffalo. Il bacio di struffalo. O Pandoro. Pandoro ci vuole. Vogliamo dire un bracciale alla Pandoro a pizza. Ma infatti, pure la mozzarella l'avete vista? Pandoro fa mozzarella. Esagerata. Napoletana, ma sempre esagerata. Abbiamo una special guest, l'uomo che tutto può. Mio cameraman, mio amico. Mattia Scarpitti. Salve, salve, finalmente. Guardi, buon Natale, l'importante, la cosa bella della vita è a... no, è la famiglia. È la famiglia. Ciao, buon Natale, buon anno. Grazie. Cambiare cameraman per te, così mi tolgo da mezzo a questi pensieri. Tutto il setup, fotocamera, computer che mi sto esaurendo col PC nuovo che non funziona. Un po' di pace in famiglia, soldi, comprare la giacca da North Face del ragazzo, esatto, di prima. E niente, che stai? Buon appetito. Buon Natale a tutti ragazzi. Spero il video vi sia piaciuto. Il video è finito, ho chiesto a un bel po' di persone. Io non vado a dei propri pareri. Oggi è il 25, perché il video esce proprio giorno di Natale, è spaccata. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace. Noi ci vediamo nei prossimi video, sicuramente più di Capodanno. E buone feste e buon Natale a tutti.